Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che ci siamo fatti catturare per andare da McMullen. Diciamo che lui ci ha anticipato sul nostro obiettivo e pam, sotto il mento, giù nella testa. E quindi la nostra prossima missione è l'ultimo uomo. Vai al punto di osservazione che si trova di là. Eccolo là in fondo. Ma siamo già alla missione finale? Cavolo, mi sa di sì, eh. Non mi ricordo bene, ma potrebbe essere che questa è la missione finale, ragazzuoli. Io mi ricordo che la missione finale si faceva sulla porta aerei. Però magari adesso è solo... boh, non lo so. Un pre di quella missione, vediamo. Ma guarda un po'. No, c'è ancora il flashback che abbiamo visto. È esatto. You don't want to do that. Ma va. I've done your job for you. I've broken the back of the infection. In a few hours this whole place will be glass. Even Randall's not crazy enough to nuke Manhattan. You're wrong. He was at Hope in 69. He'll do anything to stop the infection. If you help me stop him, you get your secret. There's no way to get to that ship without being blown out of the sky. I have a way. Randall wants a colonel named Taggart. He sent me to find him. He's our key onto the Reagan. Okay. He's massing a large force of helicopters at these locations. If we don't move now, he'll muscle his way out of Manhattan in a fleet of helicopters. And Randall might not be able to stop him. Mercer, take out the helicopters. I'll try and pin down Taggart's location. And don't let any of them get out of the city. Taggart could be on any one of them. Non mi ricordavo questa svolta che lui faceva il doppio gioco, comunque. Non me la ricordavo questa cosa. È interessante, ma... ovviamente puzza. Ovviamente... questa cosa puzza di marcio. E ovviamente guarda un po'. Guarda quanti infetti che ci sono. Ma a noi in questo momento ci frega relativamente poco. O meglio, in realtà qualcuno dovrei anche mangiarlo. Venga qui signora. Ok, non è quello che doveva succedere. Ok, full vita. Ora possiamo proseguire. Obiettivo completato. Mi servirebbero, esatto, dei soldati. Venga qui per favore. Crackete. Vediamo se... ok. E il primo è andato. Io poi mi continuo a nascondere. Eccolo là. Vediamo se ci arriva. Non credo. È esploso prima. Io mi nascondo. Nothing left. Esatto, neanche le munizioni ha lasciato. Il che è un problema perché ci servono. Vieni qua per favore. Ecco fatto. Tracchete. Andiamo al prossimo bersaglio degli elicotteri. Eccoli qua. Uno. Due. Tre. C'è arrivato? Yes, perfetto. Tizio della trama degli intrighi. Ma non ho tempo. Oh sì. Ovviamente. Preso. E il tizio della trama degli intrighi è andato. Perfetto, facciamo abbassare un po'
Ok. Ah, stupido. Dovevo aspettare un attimo. Grazie del fucile. Perfetto. Dammi quel lanciarazzi. Vai, vola. No. Dai. Merda, c'era il muro. Beccalo. Preso al volo. Beccalo. Addio. Abbassiamo la nostra reputazione e andiamo dall'altra parte. Per fortuna che nessuno ci riconosce una volta che perdiamo. Ci perdono di vista, più che altro. Sto per dire perdiamo l'obiettivo, ma sono loro che lo perdono, ovvero noi. Oh oh, fermo. So che non servirà molto, ma prendiamoli quando li troviamo. Tizio della trama degli intrighi. Vieni qua, tu. Non ne trovavo da un bel po', effettivamente. Il dottor Rastolli. Chi l'avrebbe mai detto? Distruggere tutto? Come farebbe un bravo cittadino? Allora, fuggiamo da quest'area, anzi, facciamo la cosa più intelligente al momento. Cerchiamo dei soldati. Aia. Oh, non è possibile che per le strade non ci sia neanche un soldato. Mi andrebbe bene uno qualsiasi, eh. Guarda lì là, tutti al porto sono. Allora, mi sa che qua non ne troviamo di lanciarazzi, a meno che non ci spostiamo. Esatto, troppo tardi. Vieni qui. Allora, a te ti distruggo solo perché mi dai fastidio. Quello lo distruggiamo perché è l'obiettivo. Preso. Cavolo, sta scappando. Prendilo. Cambiamo di aspetto un attimo. Perfetto, un altro è andato. Usiamo questo e usiamo questa. Sta scappando. Aspetta, mi serve i muscoli. No, mi serve la frusta, devo recuperarlo. Dobbiamo anche toglierci l'armatura. Prendilo! Cavolo, non ci siamo arrivati. Vai, Alex! Prendilo! Troppo in alto, continua a sfuggirmi. Dannazione. Continua a sfuggirmi, è impensabile sta stronzata. Sai cosa? Massa muscolare e gli lanciamo qualcosa. Questo è difficile, continua a passare attraverso i cacchio di edifici.
Questo sta cercando di fregarmi. Troppo vicino stavolta. Non mi sfuggi. Ah, mi è sfuggito e come invece. Ultima possibilità. No. Prendilo. Troppo tardi. Fuggito. Ovviamente. Cazzo. Questa è stata difficile. Questa è stata difficile. Continuava a passare in mezzo ai cazzo di palazzi. Non siamo riusciti a prenderlo. Dannazione. Quante munizioni dite che abbiamo a questo giro? Secondo me, dentro questo bazooka, ne abbiamo a malapena una. L'opzione migliore per questa missione è assolutamente avere un lanciarazzi. Però ovviamente se iniziano a scappare... No aircraft, no personnel, no survivors. No, 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 no. Come abbiamo sprecato un colpo. Questo giro preso subito. He's here. Get our wings off the ground. Clear, clear. Prendilo. Priority order. Scramble all crew. Mangialo. We need to get these birds in the air. Now. Dov'è? Code red. Run these choppers up quickly. Muoviti. Preso. Dobbiamo riuscire a prenderlo. Perfetto. Non mi sfuggi. Non è stata facile questa. Non è stata facile, meno male. Cavolo, pensa che se avessimo... se fossimo riusciti nella parte prima, avremmo dovuto tornare indietro e uccidere gli altri tre elicotteri. Vabbè, guarda. Hope was a Black Watch project. The goal of the experiment was to create a viral weapon that could be used to target specific racial types. Ah, benissimo. A mutated virus infected all those people. E ha mutazioni genetiche. Their bodies crawled with hell. And at the center of it all was Elizabeth. Che tu hai mangiato? Somehow she survived. Endured the virus, absorbed it, changed it, whatever. Her unique biology inspired this new bioweapons research program. This became Gentech. And Alex Mercer worked for them. There was one leak too many and Randall stepped in to shut it down. No one was safe. Mercer fled the scene with a sample of the virus. Took it as insurance if he needed it. Black Watch cornered him at Penn Station. With his back to the wall, he unleashed the virus on Manhattan. What Mercer did is beyond forgiveness. But there is no Alex Mercer anymore. The virus didn't just kill him, it became him. Copied his body down to the genetic level. It became me. I am the virus. Chi l'avrebbe mai detto? And I, in turn, released Elizabeth Green to infect the city a second time. Now she's dead. All right, but Randall won't accept that the virus can be stopped. And with Firebreak, he'll level the city. Just like Hope. But now, Hope has one final riddle to give up. Green was pregnant when they found her in 69. What happened to that child? Bella domanda. All I know is I'll get my answer from Randall. Bene. Scopriamo dov'è il pupo allora. 15 giorni dall'infezione, 60% effetta. Ma non era l'80 la volta scorsa, o sbaglio io? Vabbè, quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.